È stato abbastanza positivo perché abbiamo capito le evoluzioni in termini di depurazione che AQP sta facendo su Molfetta, sia all'interno della città ma soprattutto nell'area industriale. Apriremo un tavolo di concertazione per quanto riguarda il potenziamento dell'approvvigionamento dell'acqua delle nostre aziende che stanno in fase di ulteriori e importanti insediamenti. Sicuramente il bilancio è ottimo perché c'è stata la disponibilità del dottor Crudele, componente del Consiglio di amministrazione Acquedotto, e dell'ingegner La Gioia, avvocato Mola, di raccogliere le considerazioni e le riflessioni che sono nate durante questo incontro. Lo stesso consigliere si è impegnato a creare un tavolo tecnico con l'assessore regionale Lenocci e di ritornare qui in sede insieme al sindaco per darci il feedback di questo tavolo tecnico. Quindi la zona industriale di Molfetta, che punto è per la depurazione? La zona industriale è quasi pronta, aspettiamo appunto che l'acquedotto completi le opere di cui ha dato cenno il dottor Crudele e noi aspettiamo i nuovi insediamenti. È stato un momento di confronto molto importante, durante il quale sono emerse delle istanze, delle problematiche di cui noi ci facciamo carico. Il nostro impegno è quello di ascoltare, di essere presenti sui territori, di capire quali sono le esigenze, quali sono i problemi eventualmente da risolvere. Questa sera, in questa bellissima iniziativa organizzata dall'Associazione degli Imprenditori, che ringrazio per averci invitato, così come ringrazio il sindaco per essere stato presente, per essere intervenuto in maniera assolutamente propositiva rispetto alle istanze degli operatori di questa importante area. Noi ci facciamo carico di alcune problematiche e cercheremo di capire in che modo nella programmazione delle nostre attività possiamo progettare e risolvere alcuni problemi, tenendo presente che già Acquedotto Pugliese sta investendo tantissimo in questa realtà, se penso alla possibilità di distribuire acqua affinata, quindi acqua depurata in agricoltura o al potenziamento del depuratore. Però c'è sempre la possibilità di migliorarsi e noi siamo per un servizio idrico integrato sempre più performante, quindi con grande attenzione rispetto alle istanze che arrivano dai territori.